festa della mamma, siete pronti? Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Bentrovati, bentrovati. Scusate se la mia voce è ancora un po' tremula, però io dall'ultima laringite che ho avuto non mi sono più ripresa completamente. Complice il tempo un po' pazzerello, dovete sopportarmi ancora con questa voce un po' da capretta per un pochettino di tempo, ma spero che con l'arrivo del sole, bello caldo siciliano, tutto ritorni come deve ritornare. Ma basta parlare di me, parliamo delle mamme. Siete pronti? Avete già pensato al biglietto più bello del mondo? No? E allora arrivo io in soccorso vostro. Però prima fatevi ricordare che se potete e volete aiutare Arte per te, potete farlo tramite il pulsante PayPal che trovate sulla homepage del canale. Grazie se lo farete, se non lo farete non ci farà nulla, grazie solo per essermi stati ad ascoltare. Se vorrete invece aiutarmi moralmente, iscrivetevi al canale, condividete il video, lasciate tanti pollici in su, fatemi capire se i miei video vi piacciono e soprattutto venitemi a trovare sui miei altri social, Instagram, Facebook, Pinterest, quello che vi pare, sono ovunque, basta cercare Arte per te, pennello bianco su fondo rosso e appaio io oppure le mie creazioni. Bene, detto ciò, andiamo a creare un biglietto per la mamma che sia anche un qualcosa di più, anche un regalo. Spostiamoci di là e andiamo a vedere il biglietto vasetto come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare la super card per la festa della mamma. Cominciamo subito. Innanzitutto forbici o tagliabalza, un righello, una matita. Io userò queste forbici con andamento ondulato, ma voi potete farlo anche a mano libera se non l'avete. Certo, se l'avete vi verrà molto più comodo. Dello scotch biadesivo spessorato. Poi farò dei fiori facili facili seguendo la tecnica che vi ho insegnato facendo questo fiore qui, i fiori più facili del web. E farò un po' di fiori misti, color rosso, arancione, giallo. Per ogni fiore ci occorreranno 6 quadratini della dimensione che vorrete e poi naturalmente anche le foglioline verdi. La colla, ve l'ho detta, della colla acetovinilica o della colla a caldo. Il link di questa dove acquistarlo potete trovare nell'info box, me lo chiedete sempre quindi ve lo dico. Degli abbellimenti io estrapolerò questa coccinella dalla mollettina. Del nastrino o della raffia, io userò questa raffia bianca, un pezzo di cartoncino bianco per fare il corpo del biglietto, un cartoncino decorato come lo vogliamo per abbellire il vasetto e un cartoncino color cotto, questo l'ho preso in un set di cartoncini della Lidl, della Crelando, per fare appunto il corpo del biglietto che sarà un vasetto con piantine piene di fiori. Cominciamo subito. Decido innanzitutto l'altezza del mio vasetto, che in totale sarà 12 cm. Quindi segno 12 cm da un lato e 12 cm anche dall'altro e piego in doppio. A questo punto decido quanto sarà largo il mio vaso nella parte superiore e lo farò 12 cm. Ok? Segnerò anche la misura al centro 6 e la prenderò anche nella parte inferiore alla base 6. Poi deciderò che partendo dal mezzo lascerò 3 cm a destra e 3 cm a sinistra per la base del mio vasetto, quindi 6 cm in totale. Se vedo che sono troppo stretti, allargo, quindi condungo il punto inferiore con l'angolo superiore, così, e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. E adesso ritaglio, giro e il mio vasetto è bello e pronto e pulitissimo. Adesso però prendo due pezzi di carta che siano larghe più del mio vasetto e che siano alte almeno un 3 cm, io le taglio della stessa larghezza del righello ed evito di prendere misure, ma 3 cm vanno bene.
ne taglio due uguali, sovrapponendole al margine del vasetto, le taglio facendole facendole uscire un po' a destra e un po' a sinistra, e questa operazione la faccio assolutamente ad occhio, quindi faccio la stessa cosa anche con l'altra. I pezzi del mio vasetto sono pronti, ma non mi conviene ancora attaccare il tutto, sto soltanto preparando. Mi conviene invece adesso preparare il biglietto che dovrà essere contenuto all'interno del vasetto. Quindi cosa faccio? Prendo della carta, segno quanto è largo e quanto è alto il mio vasetto, dopodiché stringo la card un centimetro da un lato e un centimetro dall'altro e faccio la stessa cosa anche nel margine superiore, quindi un centimetro e un centimetro, e unisco i punti. Faccio in modo che la card sia anche più bassina, quindi che non arrivi fino in fondo al vaso, e tolgo anche una parte da questo lato. Nella parte superiore invece mi servirà ancora del cartoncino, quindi darò un andamento curvo che voglio sia quello che abbia anche la mia piantina, e adesso ritaglio il tutto. Posso decidere anche di agghindare il mio vasetto mettendo una sorta di mascherina sul davanti, così che lo faccia diventare, che ne so, più colorato, e allora io metterei questa carta verde che è molto carina. Tiro su, la metto al centro perché tanto lì ci sarà, e ripasso i bordi e ritaglio. Quindi chiudo a metà e vado attaccando i miei pezzi. Come prima cosa, con pochissima colla, unisco i laterali così e chiudo. Quindi sporco la mascherina che ho preparato, faccio tutto veramente con poca colla, e chiudo. Adesso prendo lo scotch biadesivo e ne metto una bella strisciolina qui su. Mi raccomando che abbia un bello spessore questo scotch, quindi attacco la parte del mio vasetto e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Voilà, il mio vasetto è pronto e questo sarà il bigliettino che andrà ad essere messo in mezzo, così poi tirandolo fuori la mamma avrà una bellissima sorpresa e troverà il nostro regalino. Ora, se volete essere modaioli, farete un bel cactus, ma regalare un cactus per la festa della mamma, insomma, non mi pare proprio una bella idea. Mentre invece vi faccio vedere come fare una piantina piena di fiorellini. Innanzitutto prepariamo le foglioline. Dividetelo in quattro e avrete tanti pezzettini di erba da poter attaccare a diversi livelli sul vostro cartoncino. Adesso prendo un quadratino e lo divido in quattro, così.
facendo dei piccoli quadratini che siano 5 cm per 5. E con questi quadratini 5 cm per 5 creerò dei fiorellini . Ok, adesso per ogni fiorellino ci vorranno 6 di questi dischettini, quindi mettiamoci al lavoro. E ritaglio con la stessa forma anche qualche cartina gialla, perché voglio farli di due colori questi fiori, un po' gialli e un po' rossi, diciamo la corolla rossa e il centro che simulerà un po' il pistillo giallo. Innanzitutto per ogni fiorellino faccio questo, creo un centro pressando e tirando su i petali così tutto attorno. Punto di colla al centro, piego un po' così e attacco il successivo, piego un po' così a conchetta e attacco il successivo, quindi gli ultimi due li richiudo molto bene su se stessi, faccio una bella conchetta, poi prendo un quadrato di carta gialla, lo piego a metà e ancora a metà e nella parte superiore sfrangio. Metto un punto di colla e, aiutandomi col bastoncino, arrotolo. E chiudo anche qua con un punto di colla. Quindi taglio gran parte dell'eccesso sotto e con un mega punto di colla lo blocco al centro e su di esso chiudo tutto il fiorellino. Bene, una volta che i fiorellini sono asciutti, modelliamoli attorno al pistillo, quindi semplicemente schiacciamoli intorno così e loro poi si apriranno bellamente. Apriamo le frangine dei pistilli, basterà pressarle e loro automaticamente si apriranno. È il momento di compilare la nostra card. E allora, un po' di colla su tutto e iniziamo a appiccicare l'erba. Attacchiamo i nostri fiorellini per completezza. Io anche sul retro metterò del verde perché non mi piace lasciarlo sguarnito. In questa parte un bel messaggio per la nostra mamma. Adesso dobbiamo finire però il nostro bellissimo bigliettino. Prendiamo un nastrino, appiccicare qui così, teniamolo fermo un attimo, giriamo anche dall'altra parte e mettiamone un altro pezzetto, facciamo un fiocchettino arrotolando un po' di raffia tra le dita
taglio i pezzi in più, appiccico il fiorellino. Nel frattempo stacco la coccinella e l'attacco qui sul fiocco. Eccolo qua, il biglietto più bello per la mamma più preziosa. Guardate che festa! E poi basterà che la mamma, ancora è fresco quindi devo tirare piano, tiri fuori per avere il messaggio più dolce dal figlioletto prediletto. E allora, preparate tanti vasi di fiori da regalare alle vostre mamme, postatemeli tutti sulla mia pagina Facebook di Arte per Te, oppure taggatemi su Instagram, mi trovate sempre come Arte per Te, venitevi ad iscrivere anche là. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. E buona festa della mamma a tutti! Ditemi se non è una meraviglia. La mamma lo mette sulla scrivania e sembrerà che la sua scrivania sia sempre sempre fiorita. E poi quando vorrà ricordarsi del vostro amore basterà sollevare la piantina e voilà, il gioco è fatto. Tra l'altro una piantina a prova di mamma col pollice nero come me, perché questa fiorisce lo stesso. I fiorellini, se volete vedere in dettaglio come li ho fatti, vi rimando qui al video i fiori più semplici del web, peonie di carta. Quindi andate qui e vedrete i passaggi passo passo. Queste sono il secondo modello che ho fatto in quel video, ma potete fare tutti i fiori che volete, potete farli anche piatti, più semplicemente delle margherite piatte con un bottoncino in mezzo, per intenderci. Guardate che delizia, vi ho fatto vedere le foto ma mi premeva farvelo vedere anche così live in movimento con il suo movimento dell'erbetta. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così fatemelo capire, mi raccomando, lasciatemi tanti commenti per esprimere i vostri giudizi. Vi ringrazio tutti per essere sempre qui con me a darmi manforte e quindi vi do appuntamento anche per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Un grande bacio, alla prossima volta, ciao!